Alessandro Panisella, allenatore in secondo di questo Fondicalcio. Allora, 5-3 il risultato, lo ricordiamo, ma comunque è fondamentale il fatto che nel secondo tempo, dopo vari cambi, la squadra si è un po' seduta e quindi il Priverno è riuscito a fare questi tre gol. Nel complesso, com'è stata questa gara? Mi sembra nel primo tempo un monologo assoluto del Fondicalcio, poi un riposo assoluto. Sì, abbiamo preparato la partita per sbloccarla subito, avevo chiesto ai ragazzi di andare subito in vantaggio, di cercare subito il gol, perché poi si poteva mettere un po' più difficile in queste situazioni. Il Priverno non aveva niente da perdere, quindi poteva giocare con più tranquillità, con più scioltezza. Noi avevamo l'assillo di vincere obbligatoriamente la partita. I ragazzi sono stati bravi a chiudere il primo tempo con un vantaggio esiguo, quindi automaticamente poi il secondo tempo un po' il caldo, un po' giustamente il 5-0 ha un po' fatto calare l'intensità della partita e loro hanno trovato questi tre gol dove c'è stato qualche errore in fase difensiva, però stavamo 5-0, quindi un po' di cambi pure, giustamente si è perso qualche equilibrio in mezzo al campo, però tutto sommato va bene così. 2-0 Latina col Pisaniano, quindi si va ai playoff. Sì, noi speravamo in un pareggio da parte Latina-Pisaniano per rientrare nel discorso del primo posto, un eventuale spareggio, questo non è stato, merito alla Latina, adesso ci prepariamo da martedì, cominceremo a preparare questa partita nei dovuti modi, andremo prima in Umbria e poi giocheremo al ritorno in casa, quindi cercheremo di preparare questa partita come si deve. Bisognerà comunque andare a vedere questa squadra che dovremo affrontare, che penso sì, che noi, campionato nuovo per noi, una squadra nuova. Il 20 di maggio, di mercoledì, ci sarà questa finale tra le due squadre, chi vince dovrà giocare contro di noi, andremo in Umbria a vedere questa partita per vedere un attimo pure il livello loro com'è. Sarà anche una fortuna il fatto che fortuna fino a un certo punto, che il ritorno del punto, se no si doveva fare addirittura lo spareggio per i playoff. Questo purtroppo era una cosa che durante la settimana il fatto che ci avevano tolto il punto ci aveva un attimo un po'. Ci aveva fatto perdere un po' di entusiasmo, però noi sapevamo che stavamo nel giusto e quindi oggi ci hanno dato questo punto tolto ingiustamente. Quindi come si prospetta adesso questo proseguio? Niente, adesso ricaricheremo le pile come abbiamo fatto fino adesso. Siamo consapevoli della nostra forza, andremo a vedere che livello è il loro, di che livello è la loro squadra, quindi poi potremo dare qualche conclusione. Noi siamo consapevoli che è la chance che ci fa entrare per il discorso Serie D e quindi la vorremmo sfruttare in tutti i modi. Problemi con la squadra? Ci sono qualche acciacco oppure siamo tutti pronti? No, io penso oggi non c'è stato niente, quindi penso che dalla prossima partita solo Insigne che dovrà scontare un altro turno di squalifica avrò tutto a disposizione. Grazie, alla prossima. Bene.